Circa 500 operatori di settore da tutto il mondo, 25 laboratori formativi e 50 relatori sono alcuni dei numeri della seconda edizione di RUTSIN, la Borsa Internazionale del Turismo delle Origini, in programma a Matera il 20 e il 21 novembre 2023. Promosso da Regione Basilicata e APT in collaborazione con Enit e Ministero degli Affari Esteri, l'evento ha presentato un cartellone ricco di appuntamenti che ha avuto come tema dominante il rapporto tra turismo delle radici e rigenerazione dei borghi. Bilancio positivo dunque per l'edizione 2023, il cui fine era promuovere l'incontro tra gli operatori turistici italiani e internazionali per sviluppare i viaggi di ritorno alle radici con la creazione di proposte specifiche per questa tipologia di viaggiatori. È un bilancio molto positivo, abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati e le aspettative sono state superate, ma questo lo possiamo dire non perché ce lo diciamo noi, ma per quello che abbiamo registrato parlando con i nostri ospiti. L'offerta formativa è stata molto qualificata e ampia. Abbiamo avuto una grande partecipazione, le sale erano mediamente piene, gli operatori hanno potuto incontrare buyer che venivano da tutto il mondo, molto entusiasti di quello che hanno visto, e quindi anche da questo punto di vista direi che questa seconda edizione di Russin è andata molto molto bene. Da ora il marketing come andrà a valorizzare le ricchezze della Basilicata? Sì. Ora si tratta di accompagnare questo tipo di esperienza che è di carattere marketing commerciale con una maggiore sensibilizzazione dei territori, perché si tratta di turisti appunto che hanno aspettative particolari che non possono essere tradite. Quindi da un lato marketing interno, per così dire, maggiore coinvolgimento dei vari soggetti, parliamo dei residenti, parliamo delle associazioni del volontariato, parliamo degli operatori turistici e delle istituzioni su queste tematiche. E contemporaneamente maggiore presenza nei mercati con proposte strutturate e naturalmente con un linguaggio, un'attività di comunicazione che possa bucare lo schermo.